Ecco, sì, proprio lì, proprio lì. Ora non toccarla più. Lasciala stare così com'è. Questa è la tua stazione. FM 107.333. Radio Caos. Il resto è rumore bianco. Bianco, 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 bianco. BPM, beats per minute, battiti al minuto, senza sosta. Tieni il ritmo, la puntina scorre sulla traccia. Jungle, 170 BPM. Techno, 140 BPM. House, 120 BPM. 120 BPM. Quello che preferisco sta tra i 60 e i 90. Quello che devi sempre fermarti ad ascoltare. Quello che ti dà il ritmo e ti fa girare la testa se sale a 120. Il battito su cui si basano tutti i battiti del mondo. Il BPM del cuore, ascoltalo fratello, è la tua traccia personale, non smettere mai di ballarci sopra, a volte stagli dietro, altre volte avanti, ma non smettere mai di sognare nuovi suoni, campionare nuovi beat, nuovi rombi di motore da mixare con i suoni del caos che ti senti dentro. Che ti senti dentro, ti senti dentro. Ridi fratello, FM 107.3, Radio Caos, il tuo BPM. Caos, 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 caos. Giannetti, Servanti, e Lombardi. Lombardi, legga e traduca. Alumna celerem quo rapis tectis pedem? Figlia, dove porti il piede veloce fuori del palazzo? Chi è che si diverte a scrivere la traduzione sul cellulare? Babi. Mi pare che Babi sia proprio la nostra Gervasi, vero? Professoressa, è colpa mia. Silenzio. Comunque, Gervasi, visto che ha tanta voglia di tradurre, venga qui, per favore. Professoressa, non sono preparata. Gervasi, mi porti il cellulare e il diario, per favore. Bisogna stare molto attenti a quello che ci circonda, perché a volte, improvvisamente, qualcosa zucchera la nostra giornata. Questa che state per sentire non è una canzone, è la voce della neve che si scioglie in acqua pura.
Fuori dalla mia finestra vedo solo macchine veloci, moto impazzite, scooter che si lasciano il traffico alle spalle. Guardo e credo di aver imparato una piccola verità, che il mondo ti vuole rapido perché tu possa sempre arrivare in orario. Ti vuole veloce per ricordare solo il rumore del tuo passaggio. È per questo che, quando davvero ti accorgi che non stai andando da nessuna parte, allora acceleri. Allora acceleri. Allora acceleri. FM 107.3, Radio Caos. Vado a farmi vedere, ma da uno bravo, 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 bravo. Quanti anni mi dai? Perché ti sei conciato così? Devo sembrare più grande, stasera mi devi baciare. Ma chi? Andrea Palombi. Allora, quanti anni mi dai? Almeno 14. Ma io ho 14 anni. Dai, zoom un po' qui. Ecco, così. Stai per farne 15. Che spiritosa. E così? Ma che sei pazza? Se te lo vede mamma ti uccide. Non rompere. Guarda che ce l'hanno tutte a scuola. Ti passa a prendere Chicco? No, abbiamo litigato. Meglio. 30, 31, 32, su, 33. Crolla Uppi, 73, 35, 36. Fuori il terzo, 32, dai, 38. Beh, è chiaro. Non vuole avere una storia con te, ma fare solo sesso. Guarda che a me sta benissimo così. 42, attenzione. 43, 44, 45, 46, 47, dai pipponi, 48, 49, 50, vince Stella. Alla prossima, eh. Contaci. Passi da me dopo. Può darsi. Oh, Stella. Oh. Sono nei casini. Che? Ieri sera al For Green abbiamo giocato contro Necci e Ferroni. Abbiamo perso. So che devo fare, Step, non ho soldi, che cazzo dovevo fare? Ho capito, che vuoi? Servirebbero 300 euro, se ce li hai. No, non ce li ho 300 euro, Pollo. Ma che cazzo, ma sempre nei casini ti devi... Oh, ragazzi, c'è una festa loggiata. Andiamo, andiamo. Questa? Andiamo a dare un'occhiata. Che fai, vieni? No, grazie. Dai, andiamo! Babi. Babi. Cosa devo fare per farmi perdonare? È una notte così bella. È sciocco sprecarla così per litigare, no? A me piace litigare. No, non ti ho ancora perdonato. Ah, tipico di tutte le donne. Io non sono tutte le donne. Fratello, ha 3 anni e mezzo. Sarebbe mio fratello? No, anch'io, siamo gemelli. No, no, sono io. Sei proprio uno stronzo. Oh, tranquilla, siamo due ragazzi. Ragazzi, ragazzi, buonasera. Mi raccomando, state attenti. Sì, ma quali mani a lei? I miei, ma lo penso di dirlo a tutti. Ok,
Beh, che cazzo vuoi? La mia borsa. Prenditela. Non posso perché uno stronzo ce l'ha in mano. Tieni, basta chiedere. Non lo sai che non si fruga nella borsa delle signorine? Non te l'ha detto la mamma? Io non ci parlo con mamma. Tu piuttosto dovresti farti una chiacchierata con la tua. Non esiste che ti manda in giro con 50 euro. È la mia settimana. Era. Stronzo. Quando hai finito rimetti il portafoglio dentro. Aspetta. Senti, visto che non è più la tua settimana, magari domani mangiamo insieme. Pago io. No, grazie. Ciao. Ci conosciamo? Beh, adesso direi di sì. Babi, vuoi qualcosa da bere? Sì, un bicchiere di champagne, grazie. Un bicchiere di champagne, sprigati. Lascia stare, faccio io. Grazie. Ops, scusami tanto. Che cazzo ridi, eh? Che cazzo ridi? Dove è il bagno? Roberta! Che è successo? Senti, io chiamo la polizia. Lasciami! Lasciami! Aiuto! Qua? Ok. No, non è troppo tardi, ormai il danno è fatto. Va bene. Troppo fredda? Fredda, aspetta, aspetta, così, un po' più calda. Ok. Eh? Ragazzi, hanno chiamato la polizia! Perché non sei intervenuto quando quel deficiente mi ha messo sotto la doccia? Perché ho chiamato la polizia. Guarda che io alla fine mi sono divertito. Se non era per quelli, era il solito mortorio. Non credo che Roberta la pensi allo stesso modo. E capirai per qualche danno, dai. Adesso l'avranno, figli di puttana. Mi porti a casa? Sì, un attimo, aspetta. Che cazzo fai, l'infame? Vieni! Che chiami la polizia? Lascialo stare, migliacco! Vieni qua, dove cazzo vai? Aiuto! Vai. Che hai? Che hai? Vieni qua! Aiuto! La prego, mi aiuti! Lo sta ammazzando! Vieni, dove cazzo?
qui, figlio di puttana! Ma io ti denuncio, sai! Aveva anche gli occhiali. Lo sai che è reato colpire uno con gli occhiali? E io come torno a casa? Ah, problemi tuoi. Fammi salire. Ma come? Non ti facevo schifo? Eh? E ora vuoi salire con me? Troppo facile. C'è un filo che lega cose apparentemente lontane. Alcune lo chiamano coincidenza, ma è un filo invisibile. Beh, la canzone che arriva, per qualcuno di voi, è un filo invisibile. Ciao, bella, vuoi passare? Ehi, hai 2 secondi per andare. Vai. Sali. Via Cannizzi, 45. Guarda che siamo arrivati, puoi mollare la presa? Scusa, avevo paura, tu guidi malissimo. Oh no, sono miei. Babi, ma che è successo? Babi, ti ho detto 1000 volte che non voglio che vai in moto. Ma cosa è successo? Dov'è il vestito? Io il vestito... E tua sorella dov'è? Non lo so, mamma, veramente io non... Ecco. Ciao, mamma. Daniela. Oh, Daniela. Entrate in macchina tutte e due. È stata una serata fantastica. Fila in macchina, subito. Svelta! Buongiorno. Sai che non riesco proprio a capire come si faccia a tornare a casa alle 7 del mattino? Ci sarà quello da fare in giro? Senti, domani io vado a Parigi per una riunione, ritorno. Paolo, ci saranno 300 euro. E a che ti servono? Tu dammi. A fare altri casini con quei delinquenti, ecco cosa ti servono. Dico, lo sai che a Giovanni Ambrosini ancora la mascella a posto non gli è tornata? Guarda che loro non c'entrano niente con quella storia. E allora dimmi perché tu l'hai picchiato. Vabbè, ho capito, ma non me li dai. Aspetta. Guarda che questa è l'ultima volta. E poi tu oggi vieni a pranzo da papà. C'è anche la mamma? No. La mamma è a Londra per una settimana. Grazie. Ecco. Stefano. Non ti mettere nei casini. Vabbè ragazzi, devo andare. Vediamo. Ok. Ciao. Ciao. Ciao ragazzi. Oh. Eccolo. Chi è? Oh, grazie. Sei un grande, ma dove l'hai presi? Li ho rimediati. Certo che è comodo essere amico di un figlio di papà, eh. Collo, non mi fare incazzare, eh. E che ho detto? Sì, vabbè, quando esce? Adesso esce, la campanella è suonata, aspettiamo un attimo. Eccola, eccola. Quale? Quella carina. Ho capito, saranno 50. Quella con la treccia e i capelli neri. Com'è? Eh? Oh no, è quello che ieri mi ha fregato i soldi della settimana. Quello lì, quello pelato. Oh no. Mi ha fregato i soldi pure a te. No, l'amico, quello accanto, me lo reggo. Tua sorella? Sta arrivando. Ciao, Dani. Ciao. 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 Fai te. Volevo invitarti a pranzo. Che vuoi? Guarda che non sono venuto per te. Ho accompagnato il mio amico che deve uscire con quella. Si dà il caso che quella è la mia migliore amica e che invece il tuo amico è un ladro. Ah sì? Ah. È stato facile però. Hai visto? Step. Oh. Noi andiamo. Ma vai a pranzo con quello? Almeno recupero qualcosa. Paga lui. Come paga? Ma avevi detto che pagava lei? Sì. Cioè, ieri le ho rubato i soldi. Beh,
Pago con quelli. Praticamente offre lei. Ti chiamo dopo. Ciao. 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 Andiamo. Lasciami in pace. Grazie, Maria. Ho gestito io tutta la transazione e sono molto soddisfatto. In pratica li andiamo ad assorbire completamente. Beh, bravo. E tu? Cosa hai deciso? Niente. Beh, perché non ti iscrivi ad Economia e Commercio come tuo fratello? Stefano, ascolta, la tua situazione è delicata. Senti, papà, non rompere i coglioni, eh? Per una volta ascolta quello che ti dico. Te lo ricordi cosa ha detto l'avvocato Morelli dopo il processo? Sì? Qualunque altra denuncia scatta immediatamente la decisione del giudice. Per favore, Paolo, diglielo anche tu. Sì, papà, penso che lo sappia già. Potevi ammazzarlo, te ne rendi conto? Stefano, per l'ultima volta, perché l'hai picchiato? Ma voi non avete idea del motivo. Il referto dell'ospedale ha messo in moto il procedimento penale, per cui anche se questo Ambrosini non sporge denuncia, il processo si farà. Cosciente. Mi rispondi? Lei ci tiene a vederti. Cerca di venire quando torna da Londra. Devo andare. Capisco, guarda. Sono mesi che evita la mamma. Beh, su questo lascialo perdere, papà, perché lei non è neanche venuta al suo processo. E cosa avrebbe potuto fare, scusa? Che c'entrava lei? La verità è che è testardo. Io non ho nessuna autorità su di lui. Lo vedi come fa? Mi ignora. È tutto lì un po' di tempo. Dai che la testa a posto la mette. Da quando sta con me è già molto migliorato, no? Vabbè. Senti, a te come va con Cristina? Bellissimo. Grazie. Allora, non mi chiedi com'è andata? Com'è andata? Se me lo chiedi così non te lo racconto. Devi farmelo raccontare. Ciao. Nel mio palazzo. Senti, visto che ci tieni tanto, te lo dico lo stesso. Io e Pollo ci siamo messi insieme. Stai scherzando? Shh. Niente da fare, e mi piace un sacco. Ma non può piacerti quell'essere. È brutto e poi è pelato. Non è brutto. Forza, dimmi questo nome. Ti ho detto che non lo so. Il soprannome è Step. Forse non hai ancora capito la gravità della situazione. Il papà di Chicco lo vuole denunciare. L'uomo che ha aggredito è finito in ospedale col setto nasale rotto. L'osso gli è rientrato dentro. Il medico ha detto che bastava mezzo centimetro in più. Gli forava il cervello. Sì, ma io non c'entro niente. Lei non c'entra niente. Zitta, tu, nessuno ti interrogata. Senti, Babi, o tu mi dici questo nome o non esci più di casa. Lei lo sa, diglielo! Io non so niente. Bugiarda! Daniela, di subito quel nome se lo sai. Io non glielo dico. Se vuoi, fai tu la spia. Stefano Mancini. Va bene. Stefano Mancini. Sei proprio una sfigata. Pallina al telefono! Cosa? Pallina al telefono! Dimmi che la richiamo! Ok, ti richiama.
Giulia, ma non mi ha ancora baciata. Cosa hai detto, pallina? Che va con Pollo alle corse alla serra. Serra? Non sai cos'è la serra? Si chiama la serra per tutti i fiori che ci sono, per quelli morti in gara. Mamma mia, non sai proprio niente, tu. Ma che cosa ci fa fare? A fare la grupi. Grupi? Sì, quelle legate al pilota con una cinta. Secondo te cosa devo fare? Ah, pallina per la madre, stanotte dorme da noi. Pronto? Un attimo. La madre di pallina. Giulia, non sai cosa sta succedendo? Ti richiamo fra due secondi. Ok, ciao ciao. Quella cretina ha il cellulare staccato. Beh? La devo avvisare che domani la mamma la passa a prendere alle 7 per portarla a fare le analisi. Quindi vai alla serra? Ti prego, portami con te. Dimmi dov'è. Dietro gli ex mercati generali. Daniela, mi raccomando, nessuno deve sapere dove sono andata. Siediti. Indovina dove sta andando mia sorella. Telefonato tua madre. Oddio. Mi ha detto che dormivi e ci ha creduto. Comunque passa a prenderti domani alle 7 per portarti a fare l'analisi del sangue. Salti la prima ora. E vai! Ma prima ci abbiamo religione. Vedi di non fare tardi. Rimani a vedere la corsa. Ma si dà già anche Stella stasera. Chi se ne frega. Allora? Sei venuta a vedermi correre? Ma se non sapevo neanche che c'eri. Come mai sei tutta rossa? Cos'è? Ti metto in imbarazzo o ti faccio paura? Tu, guarda, tu mi fai ridere. Vuoi sapere una cosa? Io stasera ti ho denunciato. Ho detto che sei stato tu a picchiare quell'uomo. Ho fatto il tuo nome, Stefano Mancini, giusto? Sì, vabbè, ma allora te sei proprio una stronza, eh. Scusa. Step, cioè, un'altra denuncia e te vai dentro. Tanto quello che conta è quello che dirà il processo, no? E tu quel giorno al processo il mio nome non lo farai. Ne sei sicuro? Sarai così pazza di me che farai qualunque cosa per salvarmi. Io farò il tuo nome, te lo giuro. Mi fai da gruppi? No. No. Vai, dai, su, step, dai, andiamo a scommettere su di te. Ridammelo. Ah, ecco. Dove ti ho portato? Oh, hai due cinte. E se non corri non le devi avere. Io corro solo col mio uomo. Se lui non corre, non corro neanch'io. E tu? Non la porti neanche, te ne devi andare. Forza, dammi questa cinta. Guarda che se poi ti scelgono devi correre per forza. Che mi scelgono? Mi porti? Certo. Troia. Andiamo! Comincia la gara, andiamo! Thank you.
Grande! Segue, vieni. Vai! Bravo, bravo. Scendi, nasconditi qua dietro. Torno subito. Babi. Babi. Oh. Sono qui. Andiamo. Ho paura, c'è un cane lì dietro. Qui non c'è nessun cane. Dai, andiamo. Anche se non c'è il cane, mi vergogno. Vabbè, ho capito, io me ne vado. No, no, aspetta, aspetta. Promettimi che non ridi. Va bene, promesso. Ma sei tutta sporca di fango. È letame. Letame? Oh, aspetta, aspetta. Questo sì non sali sulla mia moto. Adesso ti spogli? No. Sì, e ti metti questo? No. Io me ne vado. E va bene. Però non ti girare. Che puzza. Hai proprio un bel culo, lo sai? Stronzo maniaco! Senti, allora posso prenderti domani sera? No, grazie. Perché? Non ti sei divertita? Moltissimo. Diciamo che preferisco serate di altro tipo. Aspetta. Che c'è? Non mi vuoi vedere più? No. Sei stata una brava gruppi, lo sai? Sei coraggiosa. Allora mi denuncerai? Sì. Sì? Babi, Babi, ma come? Prima dici che sono un violento, che ti faccio schifo e poi ti lasceresti pure baciare? Sei proprio uno stronzo. Ehi, il giubbotto lo voglio adesso. Non me lo dai il bacio della buonanotte? Vaffanculo. Sexy.
Revolution Rock, cantavano i Clash. La rivoluzione di un disco che gira al contrario e diventa scratch. Il rumore che diventa suono. Il battito che diventa ritmo. Forza, fratellini, spingete la vostra vita a tutta velocità e non smettete mai di far rivoluzioni. La luna diventa il sole, la notte il giorno, perché dietro a ogni persona se ne nasconde un'altra. Forse più bella, forse più nuova, forse la tua. FM 107.3, Radio Caos, gira al contrario. Ricci, Salvetti e Bernardi. Mi scusi, professoressa, a me dovrebbe mancare la terza interrogazione, credo fosse quella decisiva. Senta, Festa, non mi faccia perdere tempo con questi giochetti. Quando dico una cosa è quella, e glielo dimostro anche. Ecco qua. Festa Silvia, interrogata il 18 marzo, naturalmente o meno. Professoressa, c'è un errore. Quel voto è di Bernardi perché Festa non c'era il 18 marzo. Vada a posto, Bernardi. Venga Festa. Falsa. Ho capito, ma si piacciono troppo. Qualcuno doveva intervenire, no? Dai, torniamo a ballare. Oh, rave. Tutta una scusa. Secondo me c'è lui. Daniela, non devi raccontare i fatti miei. Ma chi stava parlando di te? Oi? Ciao. Ciao. Stasera è sicuro che si baciano. Beh sì, praticamente sono la cognata di Step. Ed era il mare più bello che io avessi mai visto, fatto di milioni di cuori che battono insieme, che saltano seguendo la puntina sul disco che io faccio girare. Beh, a volte il dio del disco insieme al dio delle luci e al dio della notte decidono di prenderci per mano e portarci su Marte. E la Terra è bellissima da quassù. FM 107.3, Radio Caos, in discesa libera su Marte. Come va? Bene. Tanto che non ci vediamo io e te da soli. Passi da me dopo. Mi sa che non è più il caso. Perché? Ho altre cose per la testa. Come quella puttanella? Senti, me ne vado, mi dispiace. Di merda, ma questa volta me la paghi. Thank you.
It's just nice to have you back again. But I guess they still don't understand. And they can never understand. And they said go find 2,000 men. And they said tell him. Ehi, mamma! Che cosa significa questo? Ma ti rendi conto? Sul giornale! Ora tutti sapranno che gente frequenti. Babi, ma che sta succedendo? Io non ti riconosco più. Papà, non è colpa mia. Mi sono trovata coinvolta. Papà, non sapevo nemmeno dove era. Daniela, tu zitta! Andate a letto, tutte e due, adesso. Domani faremo i conti. T'ha basato? Zitta. Dai, lascia stare. Sarebbe ora che tu facessi sentire un po' la tua autorità. Tieni. Gli ho preso il numero della targa della moto. Trovalo. Stai entrando o stai uscendo? Uscendo. E dove vai così presto? Oggi io vado a Parigi. Ultimiamo la fusione delle due società. È una giornata molto importante per me. Figata. Vabbè, io me ne vado. Ciao. Comunque c'è sotto qualcosa se esce a quest'ora. Ma chi lo sa. Dove scappi? Per la prima volta in vita mia faccio sega. Non sai che emozione. Anch'io ero emozionata quando l'ho fatta la prima volta. Tanti, tanti anni fa. Gliel'hai detto? No, mi vergogno. Ma potrebbe essere proprio lui il primo. Non lo so, ci devo pensare. Era una cosa importante. Beh, dai, ti chiamo dopo. Scendi. Chi era quella donna? Dimmi chi era. Era mia madre. Contenta, eh? Scusa. Sali. Andiamo. Ma cosa ha detto il processo? Non è neanche venuta. Lo hai raccontato a tuo padre e tuo fratello? No. L'hai raccontato solo a me? Sì. Sì.
qui all'aperto, così. Ma non c'è nessuno. Io e Dani da piccole facevamo finta di essere due principesse che abitavano in quel castello laggiù. E ci sei mai entrata? No. Che ore sono? Boh. Oddio, già mezzogiorno. Torniamo a scuola. Se mia madre non mi vede mi uccide. Aspettiamo ancora un po', no? Dai, alzati. E cosa c'è da dire di più? FM 107.3, Radio Chaos. All you need is love. Non lo so. So solo che lei ha fatto sega. Sai, ieri ho conosciuto Marco, il figlio di Marta Mirati. Vede il piano di sopra? Un ragazzo davvero delizioso. E siccome ha studiato in America e è tornato da poco, non so, pensavo che magari vi potreste vedere, potreste uscire. Tesoro, ma cosa c'è che non va? C'è che non mi fai uscire. Senti, io mi fido di te. È di questi ragazzi che hai preso a frequentare che non mi fido. Non so se tu uscissi con ragazzi tipo Marco, potresti uscire quando vuoi. Facciamo un patto. Tu oggi mi mandi la pallina e io dopo chiamo Marco. D'accordo. Ma torni per cena, eh? Ah, mi raccomando, chiamalo Marco stasera, eh? Se l'ho detto pochi giorni fa, non ci avrei mai creduto. Cosa? No, lo voglio anch'io! Scusa? È tuo questo? Dove l'hai trovato? L'ha lasciato Steph l'altra notte da me. Cosa pensavi, che stavate insieme? Guarda, la bambina si sta per mettere a piangere. Io e Steph stiamo insieme. Levami le mani di dosso. Faccio di meglio, me ne vado. Vieni qua. Fatti i cazzi tuoi. Basta! Basta! Lasciami! Com'è che ce l'aveva lei? Non lo so, me l'avrà fregato. Giurami che non c'è niente tra di voi. Te l'ho già detto. Per me esisti solo tu e nessun altro. Me lo ridai? Soltanto se non lo perdi mai più. Certo che meni però, eh? Scusa, sei Stefano Mancini? Sì, allora? Sono il papà di Babi, avrei bisogno di parlarti. Insomma, Babi è una brava ragazza, però mia moglie è molto preoccupata, specie ora che ha la maturità. Dove cazzo è finito il tuo amico? Qual è il problema? Mi deve 300 sacchi. E beh? E beh, è che sono incazzato nero. O me li dai subito o ci rigiochiamo. Va bene, domani a quest'ora, eh? Adesso. Giochiamoci. Yeah.
break it down one time. Yes. Sei stato fortissimo. Oh, no dai, erano delle seghe quelle. Ciao. Ciao. A Babi ci tengo davvero, eh. Cosa vuol dire? Boh. È un'altra denuncia. Chi è Filippo Accado? Nessuno. Guarda che puoi andare in galera. Paolo, stai tranquillo, c'è una testimone a mio favore. Se cambi idea, tu che cosa fai? Oh Paolo, ma che cazzo vuoi, eh? La vita è la mia. Non ho paura io, ce l'hai tu per me. Io sto cercando di aiutarti, Stefano. Aiutarmi? Ma chi cazzo sei tu per dirmi quello che devo fare io, eh? Qual è la cosa più pericolosa che hai fatto, Paolo? Parcheggiare in divieto di sosta? No, nemmeno quello, perché papà sennò si incazza. Ma vaffanculo, Paolo. Come mai non è venuta ieri? Sono stata poco bene. Questa sarebbe la firma di sua madre? Sì. Strano. L'ho sentita poco fa e non sapeva nulla della sua assenza. Comunque ora sta venendo qui. Cazzo! Gervasi, lei lo sa che una firma falsa corrisponde ad una sospensione definitiva? Lei dovrà ripetere l'anno. Mi cacceranno. Domani torni a scuola. Una soluzione c'è, ma prima devo sentire se tuo padre è d'accordo. E da oggi non esci, baby, eh? Fino alla maturità. Stavolta hai superato ogni limite. È successo un casino. La Jessie ha beccato la firma falsa. Babi, calmati, fammi capire. Mi stavano per sospendere. E allora? Mia mamma ha dovuto fare una donazione. Quindi è tutto sistemato? No, la Giacci mi odia. Mi boccerà, me lo sento. Guardi che qui non si può fumare. C'è la Giacci? La professoressa Giacci. Lei? Devi trattare molto bene Babi Gervasi. Guardi che questa è una scuola, qui non si minaccia nessuno. La ragazza verrà trattata esattamente come merita. E adesso per cortesia se ne vada. Ti dico solo una parola. Pepito. Che cosa c'entra Pepito? 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 Pronto? Pronto? Vai! Vai, vai, parti! Pepi, ma perché non parte? Ma sto cane non funziona. Vabbè, ho capito, mica è un cane da riporto, Pollo. Ma il nome che è sbagliato, ma che cazzo di nome è Pepito? Certo che mi va. Pepito, vai! Che differenza fa se ci vediamo domani, no? Ciao. Ciao. Cristina? Ti posso richiamare? Questo cos'è? È un cane. Ma va, e di chi è? Suo. Lo voglio fuori di qui entro mezz'ora. Babi.
Dai, andiamo. Tommy, una sorpresa, andiamo. Non posso. Se mi becca mia mamma stavolta mi uccide sul serio. Dai, ti prego, andiamo. Oh! Oh no! Ero convinta che non saresti venuta! Mi hai fatto perdere la scommessa! Ma adesso non lo levi? No! Sì, levatelo! Sì? Io non ho il costume. Vabbè, vuoi fare il bagno estate? Venerdì, ma non ti fare illusioni, non mi faranno neanche mettere il naso fuori casa. Perché non lo facciamo qui? Qui? Sei pazzo. Sapete qual è la cosa a cui si dedicano più canzoni? Esatto, fratellini, l'amore. Bello, brutto, triste, allegro, forte, debole, sexy, casto, porno, violento, sognato, dimenticato, violato, antico, moderno, buffo. FM 107.3, Radio Caos, Love is all you need. Grazie, Belen. Claudio, tesoro, sbrigati, altrimenti rischiamo di perdere l'aereo. Ma ce li ho io i biglietti. Allora, ragazze, sono stata chiara. Niente uscite serali. Belen, mi raccomando, le controlli, eh? Sì, sì. Ciao. Ciao, mamma. Ciao. Ciao, papà. Ciao. Cercate di godermi il weekend. E se uscite potete anche dimenticarvi la festa di fine anno. Lo sapeva benissimo che partivano alle 6. Ma sono solo le 7. Magari ora arriva, dai. Lo conosco, non avrebbe perso un secondo. Magari ora sta con quella stronza. Praticamente quante volte ti si è rotto in questo mese? 4. Inutile, oh, non ci sai fare con le moto. No, no, anzi, io la faccio andare al massimo. Cioè, non sono come te che da quando ti sei innamorato non pensi neanche più alle corse. Perché ti sei innamorato, vero? Non pensi sempre a lei? Non vedi l'ora che ti telefoni? Non ti batte il cuore quando la vedi? Sì. Quello mi sa che mi sono innamorato. Ma lo sai che quando sei innamorata diventi paranoica e rompi palle? È la prima volta che lo sono veramente. Me ne vado. Dove vai? A Babi. Appunto. Ho visto un graffito stamattina. Una bella donna diceva: ci sono solo due giorni a cui io non penso mai. Ieri e domani. FM 107.3,
Radio Caos. Ho visto cose che voi umani non potreste nemmeno immaginare. Aspetta, eh. Posso dire? No, no, aspetta. Vieni. Dove siamo? Vieni. Sento il mare. Cos'era? Step. Step. Vieni. Vieni. Sognavi di essere una principessa. Che mi dici dove andiamo? Adesso lo scopri. I can fly. È bellissimo. Ti piace? Ma sei pazzo? No, non sono pazzo. Shine even in the darkness, but I crave the light that he brings. Revel in the songs that he sings. My angel Gabriel. Ho paura. Ti ho detto che non viene nessuno. Non è per questo. Senti, se non lo vuoi fare nemmeno stavolta, io impazzisco, ma va bene. Ti devo dire una cosa. Non l'ho mai fatto prima. Ecco, lo sapevo, adesso tu non vuoi. Lo faresti con me? Sì. È la cosa più bella che mi potessi dire. Davvero? Io più paura di te. Thank you.
paura di dirti qualcosa di sbagliato. Ti amo. Ridimmelo. Ti amo. Non smetterei mai di dirlo. Ti amo, ti amo, ti amo. Non sono mai stata così felice in vita mia. Anch'io. Così felice da toccare il cielo con un dito? No, molto di più. Almeno 3 metri sopra il cielo. Teneteveli stretti i vostri pezzi di ricordi. Vi capiterà di averne bisogno una notte senza luna, quando tutto vi sembrerà inutile e avrete la sensazione di essere davvero su questo pianeta, ma per fortuna in una posizione privilegiata per guardare le stelle. FM 107.3, Radio Caos, sull'altro lato della luna. It's just nice to have you back again. But I guess they still don't understand. And they can never understand. And they said go find 2,000 men. And they said tell him. But I guess they still don't understand. And they can never understand. And they said go find 2,000 men. And they said tell him. Signorina, si limiti a dire i fatti, per cortesia. Il signore ha colpito Stefano Mancini che si è difeso. La sua è stata solo una difesa, non voleva fargli del male. Non è possibile. Ma che cosa sta dicendo? Non è vero. Si calma adesso. Silenzio. Babi! Babi, aspetta, fermati, non ho finito. Raffaele. Babi! Dai, lascialo andare. Ma come lascialo andare, Claudio? Ma sei impazzito? Tu non ti rendi conto di quello che dici? Si è messa nei casini per me? Lei non può capire. Sai cosa mi ha detto? Che mi sbatto fuori casa. Ma io me la caverò da sola. C'è pure il babysitter. Io li odio, i bambini. Ciao. Ha tanto insistito. E poi il pollo è un debole per i bambini, vero? Ha voglia. Immagino. No, no, veramente. Lascia fare a me. Ma non dovevamo stare solo io e te? Ciao Giulio. Appunto, per questo l'ho fatto venire. Come stai? Io bene. Anche io. Io sono Pollo. Ma che razza di nome è Pollo? Pollo è un soprannome. Perché tu non ce l'hai un soprannome? Camera di Giulio, pensa se entra. Non ti preoccupare, ho dato ordine preciso al Pollo. Posso? Sì. Vai, Potter, gira. Gira, gira. Ma che cos'è? È una sigaretta magica. Molto magica.
fuori! Dai, uscite! Oh, ma stai calmo, per cazzo! C'è testa di cazzo numero uno! Stefano, c'è... Vai fuori! Guarda che porta lì! Dai! Ciao, Ste! Ma quanto ti incazzi! Vaffanculo, vai fuori! La vita reale dovrebbe dare più stimoli. Prendete la musica. Chi avrebbe mai detto che in un CD avremmo potuto registrare anche 200 canzoni in MP3? 3, 3, 3. Niente più rughe viniliche, quindi. Solo una cura al laser per illuderci che almeno qualcosa sia eterno, almeno più duraturo dei nostri gusti. FM 107.3, Radio Caos, in diretta dal futuro. Caos. Oh, mi fai incazzare questo cane. Questa è la rughetta. L'avocado. E la frutta. Tutte le sue cose preferite. Verrai, impazzirà. Speriamo. La prima, la prossima volta. Però pallina. Pallina, andiamo. Una. Pronto? Cristina, amore. Deduco che questa sera ricevi. Almeno me lo potevi dire. Come mai a casa così presto? Mi ero portato a casa il lavoro dall'ufficio, ma non credo che qui potrò lavorare. Sì, infatti, io ho ospiti a cena stasera, Paolo. Va bene, io esco. Però quando torno questo cane non lo voglio più vedere. Va bene? Facciamo, andiamo. Ve ne andate? Sì. Ciao, Sam. Ciao. Ciao, vedo. Mannaggia a te, mannaggia. Apri. Vai. Vai. Ma ti sto aspettando. Io non ti voglio più vedere. Ma che è successo? Lo sai benissimo. È sparita la collana della signora Mariani. Ha dato la colpa a me. Non mi chiamare mai più. Avete presente la maionese? Sì, la maionese, quella nelle vaschette dei fast food, quella che spremi i tubi e viene fuori. Credo che non ci sia niente di più difficile da fare. Mettere insieme le uova, il limone, il sale e l'olio, beh, credetemi. In confronto forse è più facile innamorarsi di qualcuno che non pensavi mai e poi mai che ti sarebbe piaciuto. Davvero, la maionese è così. Può impazzire da un momento all'altro. Un istante sembra perfetta e l'istante dopo tutti gli ingredienti se ne stanno per i fatti loro. Ma se ci riuscite, non c'è più niente che vi potrà fermare. FM 107.3, Radio Caos, a lezione di cucina. Come mai da queste parti, eh? Sentito che eri di merda qui in periferia. Senza i soldi di papà, magari... Toccava pure a te. Vattene, vattene! Apri, ho buttato giù la porta, apri! Vattene, stronzo! Hai rovinato tutto! Sei violento e non cambierai mai! Niente. Tieni. Ciao. C'è l'ascensore bloccato. Sì, che il testo anche il fatto che le ragazze rifiutano di andare in vista.
Ehi. Ciao. Ciao. Dice che penso solo al lavoro. Mi ha lasciato. Ma chi, Cristina? Ciao. Vabbè, però adesso è un nuovo amico, no? Paolo l'ha di nuovo lasciato qui. Ha combinato un casino, ha riempito il divano di peli. Se ne andrà. Cosa hai fatto? No. Oh, che hai fatto? Niente. Sono stati promossi, sì. Visto? Promossa. Contenta, no? Te l'avevo detto. Ero sicura di no, che me l'avrebbe fatta pagare. No. Invece sono andati bene anche gli iscritti. Ecco. Mi accompagni stasera. Vabbè. Cazzo, mi sono troppo affezionata a Pepito. Non riesco a capire che glielo devo ridare, oh. Cioè, sono sicuro che se lui potesse scegliere rimarrebbe insieme a me. Cioè, chiava tutti i giorni, mangia da Paola, che può volere di più? Sì, sì, intanto a insegnarle a fare il riporto non ci sei riuscito. No, no, guarda che bastava un'altra settimana e ci riusciva, lo so. Chi è? Signora? Sì, dog sitter. Ecco, il cane è qui sotto, faccia presto. Sì, faccia presto, ha capito, perché altrimenti ci ripenso. E ringrazi Dio che questo cagnetto non può parlare, se no sa dove la manderebbe. Cazzo fa? Affanculo. Ciao, Pepito. Ciao, Pepito. Ma dai, vieni, no? No, io quelle corse le odio. Babi, ma perché non capisci che queste feste sono tutte uguali? Che queste persone sono tutte uguali? Per una volta che sia io che te abbiamo trovato qualcuno di diverso. Certe volte mi sembri così superficiale. Ragazzi, me lo sento. Stasera mi bacia. Invidioso. Pronto? Pronto, buongiorno. È in casa la signora Gervasi, per favore. No, mi dispiace, chi parla? Sono la professoressa Giacci. Ah, professoressa, buongiorno. Nonostante i nostri diverbi, volevo ringraziarla. Non vi ho denunciato solo perché rivolevo il mio cane. Ma voglio quantomeno informare i suoi genitori. Denunciare? Lei è quel suo amico delinquente. Rapire un cane per ricattare. Professoressa, pronto? Che è successo? Niente da fare, Pollo. Cioè, ma che ti frega? Ma vieni lo stesso, quella raggiunge la festa. Non posso. Come sto? Eh? Fa schifo. Stasera vinco io, me lo sento. Se sì, vinco io. E adesso? Oh. Oh. Sì, meglio. Andiamo. Me lo vuoi spiegare? Ma come ti è venuto in mente di ricattare la mia insegnante? Babi, guarda che io l'ho fatto solo per te, capito? Sì, ma non dovevi, non così. Vieni con noi. Arrivo. Oh. Lasciami in pace, dai. Parti. Yeah.
Pollo. Lasciami, dove, basta! Dove vai? Basta, lasciami in pace. Che ti prendi, eh? Non ce la faccio più. Non si può mai essere felici con te. Sei felice con me? Che vuol dire? Che non ti ho dato niente? Eh? Questo vuol dire? No, dico che un minuto ti senti in paradiso con te, però l'attimo dopo all'inferno. È colpa mia, se Pollo è morto, è colpa mia! Sì, è colpa tua di tutti i tuoi amici della vita che fate! Basta, stavolta è veramente finita. Distratta la notizia di noi due. Dicono che mi servirà. Se non uccide, fortifica. Mentre passa distratta la tua voce alla TV. Tra la radio e il telefono risuonerà il tuo addio. Di sere ere, che non c'è tempo, non c'è spazio. Si sono lasciati da 6 mesi, figurati se lui ci pensa ancora. Via libera. Sì, ma ormai è anche diventato difficile vederlo in giro. Sì, è vero. Vabbè, ma tanto non me ne frega niente. Chiamato? No. Tu l'hai sentita? È un po' che non la sento. Ultimamente non esco spesso. Senti, io te lo devo dire. Sta con un altro. Ti prego, non fare niente. I can fly, but I want his wings. I can shine even in the darkness. Datti una mossa, guarda che Giù che ti aspetta. Quando la prendo la prendo la proprio in un'altra vita.
ti senti più libera, poi non ti fai paranoie inutili. Guarda, buttati. Secondo me la prima volta è meglio farlo con uno che non ti piace. Poi sì, aspettavo Palombi, capirai, non l'avrei mai fatto. Cosa stai facendo? Me ne vado. Perché? Cos'è successo? Perché mi sono rotto il cazzo, pa. Io non sono come te. Come me? Ah sì, tu c'hai le tue cose, la tua vita, il tuo lavoro, che ti frega? Io non ce l'ho più un lavoro. Ti hanno licenziato? Eh già. Come mai? Loro hanno inglobato noi. Che farai ora? Non lo so. Anch'io l'avrei menato a sangue. Chi? Ambrosini. Lo sapevi? Sì. Perché non l'hai detto? Per papà. Facciamo un giro? Sì. E tutto quello che devi fare è metterti le cuffie, sdraiarti per terra e ascoltare il CD della tua vita, traccia dopo traccia. Nessuna è andata persa, tutte sono state vissute e tutte, in un modo o nell'altro, servono ad andare avanti. Non pentirti, non giudicarti, sei quello che sei e non c'è niente di meglio al mondo. Pause, rewind, play e ancora, e ancora, e ancora. Non spegnere mai il tuo campionatore. Continua a registrare, a mettere insieme i suoni per riempire il caos che hai dentro. E se scenderà una lacrima quando riascolti, beh, non avere paura. È come la lacrima di un fan che ascolta la sua canzone preferita. FM 107.3, Radio Caos, il tuo BPM. Tutto il resto è rumore bianco. Perché dipingi i ritratti delle tue incertezze e poi te ne vai, sì, te ne vai, per cercare le risposte a tutte quelle tue domande e poi te ne vai, te ne vai, te ne vai. Tornerai.
Perché dipingi i ritratti delle tue incertezze e poi te ne vai? Te ne vai, te ne vai e non tornerai.